partita valida per la sesta giornata del campionato di A1 tra Amatori Vercelli e Carri Spezia Sarzana. Agli ordini del signor Di Domenico di Correggio, e poi insieme appunto a Di Domenico ci sono anche il suo, anzi la, la, ed ancora Raffaele, Raffaele che va in avanti, tenta la conclusione Milani, e la palla in rete, Milani ha portato in vantaggio l'Amatori, Vercelli. Intanto il Sarzana che può ripartire, conclusione all'istante, pareggio, il pareggio del numero 46 è Perroni, l'ex quindi Perroni, una conclusione dalla distanza. Ora il giocatore, l'attaccante portoghese da Silva, che però perde il pallone, ma la perdono anche poi i giocatori del Sarzana, segnatamente Rampulla, poi c'è un fallo e c'è un cartellino blu ai danni di Balestrero, incitando, ecco che c'è il tiro, vediamo un po' questa azione di Rampulla che si libera e segna il gol del 2-1 di Rampulla, ribalta la situazione, vediamo se tirerà, la... si sposta, cerca di intuire, bravo il portiere a parare, non è riuscito a superare, peccato, il vantaggio in qualche modo, anche... ma anche c'è il pareggio, e c'è il pareggio dell'Amatori con Brusa, una conclusione dalla distanza di Brusa ed è il 2-2, 7 secondi e quindi sarà l'ultimo tiro, vedremo se si riesce, 4 secondi, 3 secondi, tenta una conclusione che non arriva e finisce il primo tempo con il punteggio di 2-2 tra Amatori, Vercelli e Sarzana, in questo caso occupata dai tifosi del Sarzana, Sarzana in maglietta, la classica maglietta rosso e nera, e può essere un momento in cui l'Amatori potrebbe davvero piazzare il vantaggio, quindi sta spingendo l'Amatori per pressarlo in qualche modo. Ora c'è un giocatore che finisce a terra, c'è qualche protesta, vediamo quello che succede, e c'è una protesta da parte dell'arbitro, vediamo se c'è un intervento. Cosa decide l'arbitro? Si è dato un cartellino blu all'indirizzo di Rossi, e quindi Milani alla conclusione, se anche lui andrà al tiro diretto oppure cercherà in qualche modo di fintare. Ecco che si avanza, si studia in piedi, rete, 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 2-3-2, 3-2 di Milani, 3-2 di Milani quando mancano 18 minuti. L'arbitro controlla che tutto sia a posto, Raffaelli, vediamo la conclusione, ed è gol, ed è gol, no, la pallina ha colpito la traversa, davvero sfortunata l'Amatori, ancora Raffaelli, un altro posto posto, Raffaelli, gol, gol, gol di Raffaelli, gol, gol di Raffaelli, 4-2, quando mancano, quando siamo al 13.50, ecco Milani, l'arbitro fa partire, Milani controlla, avanza, Milani, Milani, e questa volta la pallina va sul fondo, ma l'Amatori, come detto, può comunque gestire 2 minuti e 28, anche se bisogna andare alla conclusione, c'è la rete di Brusa, ed è Brusa che ha 1 minuto e 48, che ha 1 minuto e 48, quindi alla 22, 1 minuto e 40, con Borsi che può andare a parte per accorciare le distanze, e para Veludo, e para Veludo, c'è l'entusiasmo del pubblico, 4, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, ed ecco che è finito l'incontro, Amatori batte Sarzana 5-2, una vittoria meritata, tutti vanno ad abbracciare tra l'altro il portiere Chico Veludo, tutta la panchina va ad abbracciare il portiere che ancora una volta è stato l'eroe di questa vittoria, prima vittoria dell'Amatori, quindi 4 punti in classifica, il Sarzana resta a 10.